Buonasera, benvenuti a tutti e visto che è il primo incontro del 2024, anche un buon anno a tutti. Per noi è una delle 6 conferenze, quindi è la prima del 2024, ci aspettano ancora il mese di febbraio, il mese di marzo e il mese di aprile, quindi altre 3 incontri. E anche una mostra che sarà abbinata ad uno degli incontri nel Biblioteca Statale. Oggi abbiamo un'amica, un ex della Selli, un ex del Manì. Questa volta c'è una stretta collaborazione perché sinceramente abbiamo Paola Tomasoni, ex docente di lettere del liceo Aselli per 18 anni e sempre docente di lettere per 11 anni al liceo Manì. La professoressa Tomasoni credo sia molto conosciuta non solo dai suoi ex studenti ma da tanti colleghi che vedo qui e che fa sempre piacere vedere. Ritrovarsi, questo è un punto di ritrovo fra le altre cose, perché anche per me, pur essendo passati molti anni da quando ho lasciato la scuola, ritrovare ex colleghi e addirittura anche ex alunni è veramente un piacere. Ecco, detto questo, l'incontro di oggi è un incontro un po' particolare, si inserisce nel nostro percorso scientifico, quale scienza per quale società, partendo da qualcosa di classico, dalla romanità. D'altra parte, quali migliori architetti, ingegneri, costruttori possiamo prendere come riferimento se non quelli dell'antica Roma? Quindi un imperialismo che ha portato civiltà, come dice proprio il titolo della conferenza odierna, la Pax Romana, quando l'imperialismo diventa civiltà. È importante questo, perché il rovescio della medaglia dell'imperialismo è altro. Non so, adesso io, siccome so che Paola ci terrà compagnia per un po' di tempo, non voglio assolutamente portarle via tempo e spazio, voglio solamente dirvi che Paola è laureata in lettere classiche con indirizzo archeologico all'Università di Pavia, che ha delle pubblicazioni a suo carico, che vi leggo: la ritrattistica romana del primo secolo d.C. e la numismatica romana, il tesoro di Brumello. È appassionata, e questo lo dimostra, di storia e di archeologia, ha tenuto conferenze sia per gli ex della Selli, sia per il Manin, ma anche per la cittadinanza, perché la storia romana di Cremona fa parte della sua ricchezza culturale. Rubo ancora un minuto, perché io voglio ricordare a tutti i presenti che hanno avuto occasione di vedere sempre in quella poltrona una carissima amica che se n'è andata poco tempo fa, Carla Bignami. Carla Bignami è stata una delle docenti del liceo scientifico per anni e anni e anni, è stata con noi ex della Selli fin dall'inizio e ci manca come persona, per la sua ricchezza, per la sua sensibilità, ci manca come appoggio per l'associazione, perché tante sono le cose che Carla con la sua fantasia e con la sua preparazione artistica ci ha dato. Solo questo. Grazie. Buonasera a tutti, si sente? Allora, ringrazio Clara, carissimo, come sempre, ringrazio l'associazione, ringrazio voi che siete qui presenti nonostante la giornata.
e la concomitanza di altri sembri, ha fatto già clara quello che avrei voluto fare io, cioè il ricordo di Carla. Oltre che colonna di questa associazione, persona carissima, finissima, dotata di ironia, molto ostinata certe volte, ma questa era anche la sua piacevole caratteristica. Allora, vi chiedo la pazienza di seguire, perché la mia relazione è abbastanza corposa. D'altra parte, quando io ho scelto questo tema, pensavo di ridurlo notevolmente, invece mi si è presentato tutta una serie di argomenti, tant'è che ho dovuto fare una scelta. E quindi tante cose che avrei voluto dire inerenti all'argomento ho dovuto scartarle, perché sennò sarebbe diventato una roba astronomica. Intanto il titolo, che si potrebbe porre anche sotto forma interrogativa: quando l'imperialismo diventa civiltà? Perché il termine imperialismo sappiamo che ha una connotazione negativa, non è una prerogativa di Roma, è una prerogativa della storia, che qualche popolo esca dai suoi confini e costruisca un potere che va oltre i confini nazionali, e i poteri si costruiscono, sappiamo benissimo, con le armi. Quindi Roma non è esente dal... Scusa, si può tenere un po' più di luce, perché dopo avrei bisogno di guardare alcuni... Grazie. Un po' meno, se possibile. Va bene così. Quindi Roma non fa eccezione, però io vorrei dimostrare attraverso questo incontro che in effetti l'eredità di Roma è stata molto più che un'eredità di dominio e di violenza. Allora, partiamo con un po' di quesiti, perché in base a questi io ho costruito il percorso. La prima domanda, che è poi la prima parte del titolo: cosa c'è all'origine della grandezza di Roma? Che cosa la distingue da altri popoli e da altre forme di potere del passato? A questo punto anche le grandi opere ingegneristiche che sono sotto gli occhi di tutti, perché sono rimaste in ottime condizioni per secoli, hanno qualcosa a che vedere col progetto politico di Roma, cioè hanno aiutato la diffusione della civiltà romana e del potere di Roma. Dunque, la durata e l'estensione dell'impero romano possono essere collegate alla rete di opere ingegneristiche, quelle che interessano, diciamo, la parte più tecnica e scientifica di questa relazione. Quali furono gli effetti raggiunti? Fu solo la forza militare a determinare la grandezza di Roma, o ci fu anche un interesse delle popolazioni sottomesse a entrare in questa grande compagine? In altre parole, un atteggiamento delle popolazioni conquistate ha aiutato a superare la fase dell'imperialismo, cioè la fase, diciamo, violenta, e a costruire la civiltà? E infine, in cosa ancora oggi siamo debitori di Roma? Io parto da quest'ultima domanda perché poi la esaurisco. Allora, inutile che dica che siamo debitori di tanto a Roma, per la lingua prima di tutto, italiano, francese, spagnolo e portoghese sono lingue neolatine, e noi sappiamo che la lingua è la forma concreta del pensiero, il che significa che se la nostra lingua come struttura soprattutto e anche come lessico deriva dal latino, è chiaro che molto del modo di pensare e di leggere il mondo dei romani è passato a noi. Ma non è solo questo. C'è un aspetto che forse superficialmente pensiamo essere caratteristico solo del ventunesimo o della fine ventesimo secolo: il fenomeno della globalizzazione o mondializzazione. Diciamo che è un fenomeno moderno perché è coinciso con la diffusione del web, quindi della rete internet, e degli strumenti tecnologici annessi, e di un boom economico che ha costruito
una forma di potere finanziario ed economico esteso a tutto il mondo. In realtà Roma è stata la prima potenza del passato a costruire una forma di globalizzazione, lo vedremo mai poi, non solo perché l'impero romano era esteso per milioni di chilometri quadrati, ma anche perché se Roma è riuscita a conquistare e lasciare un'eredità come quella che abbiamo noi oggi, è perché ha forgiato un modo di pensare e di vedere il mondo. E il modo stesso con cui la globalizzazione è quasi sinonimo di occidentalizzazione del mondo, per il modo di pensare, per l'impianto economico, eccetera, per la tecnologia, Roma è alla radice di tutto questo. La globalizzazione possiamo farla risalire in senso lato a quando le potenze europee sull'Oceano Atlantico hanno occupato, conquistato e sfruttato il continente oltreoceano e poi anche l'Estremo Oriente. Ma queste potenze, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, sono l'eredità del mondo romano. Il modo di pensare, di distruggere, di costruire, di usare la pratica per modificare la natura e la realtà, hanno la loro radice nel mondo romano. Allora, io non ho grafici o statistiche, però qualche dato numerico ce l'ho. Per rispondere alla prima parte del titolo, l'imperialismo, questi sono gli imperi più grandi che hanno dominato la storia dal punto di vista dell'estensione territoriale. Il più ampio di tutti è l'impero mongolo da Gengis Khan, quindi dal 200, 33 milioni di chilometri quadrati. Poi l'impero britannico all'inizio del 900, poco meno. L'impero russo alla fine dell'800, alla vigilia della rivoluzione 23 milioni erotti. L'impero cinese alla fine del 700, 14 milioni e 7. L'impero macedone alla morte di Alessandro Magno, 5 milioni e poco più. Solo sesto per estensione l'impero romano, al tempo di Traiano. È quello che le cartine tradizionali che c'erano nelle scuole prendevano per riferimento, 117 d.C., l'anno della morte di Traiano. 5 milioni di chilometri quadrati, l'impero di Carlo V, 4 milioni, l'impero persiano, i tempi di Dario I, 3 milioni, l'impero Inca, 2 milioni di chilometri quadrati, ovviamente, a rotondati. Qui ho rappresentato con cartine, quindi si vede molto bene così alla prima occhiata, l'estensione di questi imperi, sono nell'ordine di prima. Quindi l'impero mongolo in alto a sinistra, poi l'impero britannico, poi l'impero russo, quello russo, l'impero cinese, è un impero in realtà, è un territorio molto compatto che corrisponde più o meno alla Cina attuale, impero perché la dinastia Qing ha unificato una serie di regni, sempre in lotta tra loro. In mezzo c'è l'impero macedone, quello Bordeaux è l'impero romano, poi c'è l'impero di Carlo V, l'impero persiano e infine l'impero Inca. Vi chiedo di osservare, non tutti per il momento queste cartine, ma solo le due ai lati in alto, quindi l'impero mongolo e l'impero russo, l'impero cinese, lasciamo stare per il momento l'impero romano e le due cartine in mezzo. Perché c'è un'osservazione da fare che si nota molto bene proprio anche alla prima occhiata per chi è abituato a leggere le cartine. Sono imperi sostanzialmente continentali, cioè costruiti sulla terra, sul continente, molto estesi, quello russo e quello mongolo, in longitudine, perché vanno dall'Oceano Pacifico fino ai mari dell'Europa. L'impero russo è proiettato anche sull'Oceano Artico, però ai tempi l'Oceano Artico non rivestiva nessuna importanza.
L'impero cinese pure è un impero continentale proiettato solo però sull'Oceano Pacifico, e l'impero macedone e l'impero persiano, che sono più o meno analoghi perché l'impero macedone è stato costruito su quello persiano, gravitano sulla terraferma con sbocchi su mari interni. Invece l'impero britannico, quello di Carlo V, come si nota, sono molto frantumati, sono molto estesi ma non sono compatti. L'impero britannico spazia su 5 continenti ed è affacciato sul mare. Effettivamente l'impero britannico è stato costruito per questioni economiche dai grandi navigatori che erano inglesi. L'impero di Carlo V è ancora più strano perché è un po' in Europa, l'Europa centrale e la Spagna, e ha possedimenti, conquiste nell'America che noi chiamiamo Latina, che è tutta proiettata sull'Oceano Pacifico e in parte sull'Oceano Atlantico. L'impero Inca è esteso in latitudine, ma è sostanzialmente un impero costiero che segue l'andamento delle Ande. Quello, se vogliamo, più particolare è l'impero romano. L'impero romano è un impero territoriale, però è tutto costruito attorno al Mediterraneo, poco in profondità, specie in Africa, perché chiaramente occupa solo la fascia abitabile dell'Africa, e un po' in profondità in Europa. I territori del vicino Oriente sono gli stessi territori che già prima dei Romani, millenni addietro, erano tutti proiettati sul Mediterraneo. Quindi in sostanza Roma ha unificato territori sotto il suo dominio, che però avevano già una grande familiarità reciproca e con il mare. Roma non è una città sul mare, ma non è nata come potenza marittima, ma ha costruito il suo impero sul mare, in questo caso sul Mediterraneo. La durata dei grandi imperi, ho tenuto la stessa numerazione di prima, però qui ci sono capovolti i dati. L'impero più duraturo, più longevo è l'impero cinese, più di 2000 anni, e subito dopo viene l'impero quasi 1300 anni, dalla fondazione di Roma alla consegna delle insegne imperiali da Roma a Costantinopoli. Poi sappiamo che la romanità è stata portata avanti da Costantinopoli. Gli altri imperi molto estesi, come vedete, sono numericamente per durata molto inferiori. Addirittura l'impero di Carlo V, su cui non tramontava mai il sole, è durato solo 11 anni. Dal 1520, quando Carlo V è diventato sovrano imperatore, al 1531, quando lo ha diviso tra se stesso e poi il figlio, Spagna, Fiandre e possedimenti oltreoceano, e il fratello Ferdinando, che ha tenuto la corona imperiale e i territori del centro. Per non parlare dell'impero macedone, 20 anni finché è vissuto Alessandro Magno. La eredità di Roma la si vede dal numero di città europee fondate da Roma stessa, o su insediamenti preesistenti o da zero. Sono soprattutto nell'Europa occidentale, Francia, Parigi, spaziano dal nord al sud, perché c'è una Strasburgo che è al confine con la Germania, c'è una Nantes che è in Bretagna, Parigi la capitale, ma poi ci sono città come Acque Sextie, Aix-en-Provence, Arles, Orange, che sono, gravitano verso la Provenza. In Germania, lungo il corso del Reno principalmente, Bologna, che anche nel nome ha mantenuto la denominazione latina, Trevili, che prima ai tempi dei Romani era in Gallia e adesso fa parte della Germania, Bonn, Magonza, Mainz, Coblenza. Il nome deriva da Castellum Aquae Confluentes, perché si trova alla confluenza della Mosella nel Reno.
e altre città. La Gran Bretagna, sostanzialmente l'Inghilterra, che è il territorio più romanizzato. La capitale Londina, York, Bath, Colchester, Dover, Cambridge, Manchester, tutti i nomi delle città inglesi che terminano per Chester con CH o Sester con Gloucester con la C e basta, sono di fondazione romana perché il termine è la anglicizzazione del latino castra, quindi sono nati come accampamenti di Roma. In Austria la capitale, Lindobona e Vienna, e poi in Spagna, anche qui sulla costa, Valencia, vicino alla costa Granada, ma poi anche fino all'interno, Oviedo, Merida, eccetera. Allora, l'imperialismo. L'imperialismo è un termine che deriva dalla parola latina imperium, che ha tre significati fondamentali. In primis è il comando, l'ordine, da un sovraordinato a un subordinato, quindi un ordine militare, per esempio. Significa potere, ed è il potere che il magistrato acquisisce quando viene eletto. Quindi il console è dotato di imperium, il pretore è dotato di imperium e con tale potere va a compiere una spedizione militare o a governare in città. Terzo significato per estensione è il territorio sottoposto al potere. La definizione di imperialismo naturalmente è moderna, ma i romani hanno ragionato sulla natura del loro potere. Io ho portato due esempi che hanno una distanza temporale di poco più di un secolo. Virgilio con l'Eneide, fine primo secolo a.C., e Tacito, il più grande storico latino, fine primo secolo d.C. Come vedete ci sono alcune frasi sottolineate e ci sono due parole, che sono poi quelle del titolo, in blu, imperium e pax. Perché in queste due definizioni, queste due citazioni, i due termini vengono usati in maniera molto diversa. Partiamo da Virgilio, famoso per l'Eneide, che è il poema nazionale romano, scritto per su commissione di Ottaviano, che era già diventato Augusto all'epoca, per propagandare l'azione politica di Augusto, il tentativo di pacificazione dopo due guerre civili in Italia e in un territorio più vicino all'Italia, e soprattutto per giustificare presso la classe dirigente, non solo, un'operazione occulta ma non tanto di passaggio istituzionale arbitrario da uno stato, da un assetto istituzionale oligarchico repubblicano che aveva nel senato il suo centro a un assetto monocratico e autocratico, il principato. Virgilio accetta la sfida, dopo che altri si erano defilati, di aiutare in questa operazione culturale il prodotto dell'Eneide, che è sì il poema di Enea, che è il progenitore della stirpe romana, ovviamente secondo i romani, ma che è anche il progenitore della gens Iulia, alla quale apparteneva per adozione Augusto e a cui era appartenuto Giulio Cesare. In questo passo del sesto libro, il sesto libro è a metà dei dodici e per tradizione, per eredità dei primi greci, l'eroe deve scendere nell'Ade per ricevere un vaticinio sul suo futuro. Nella fattispecie Enea incontra il padre Anchise, morto da poco, il quale lo porta in una parte dell'Ade, che sono i Campi Elisi, dove stanno le anime di quelli che dovranno nascere, e gli fa vedere
tutti quelli che discenderanno dalla stirpe, e dai romani in genere, tra cui Giulio Cesare e ovviamente Augusto. A un certo punto Anchise dice ad Enea, traduco direttamente, altri forgeranno bronzi che respirano con più delicatezza, lo credo davvero, trarranno dal marmo dei volti viventi, quindi la bronzistica e la scultura, pronunceranno discorsi con più abilità, l'oratoria o la giurisprudenza, e tracceranno con il sestante radio le curve del cielo e definiranno le stelle che sorgono, quindi l'astronomia. Tu, invece, o romano, ricordati di reggere i popoli con l'imperium, che potrebbe essere il potere, potrebbe anche essere con l'impero, cioè col territorio. Queste saranno le tue arti. Questa è una bella definizione. Imporre il costume della pace, come se la pace si potesse obbligare alla pace, risparmiare coloro che si sottomettono volontariamente e annientare i ribelli. Ecco, qui il termine imperium ha un'accezione positiva perché è portatore di civiltà, e la pax pure ha un'accezione positiva perché significa evitare altre guerre. L'operazione che voleva fare Augusto. Segue la clemenza, pace de subiectis, e la forza, la determinazione nello schiacciare le ribellioni, sempre però in funzione di imporre la pace. Tacito, in questa monografia, che è la biografia del suocero Giulio Agricola, che era stato legato in Britannia per Vespasiano e poi aveva avuto il comando militare di pacificare le tribù riottose della Britannia, si spinge fino al confine con la Scozia, 56esimo parallelo nord, dove ci sono tribù, chiamiamole pure barbare per i romani, ribelli, abituate a vivere in autonomia una dall'altra e a farsi guerra, anche i galli, che insidiano la pace della Britannia. Allora, qui Tacito immagina che alla vigilia della battaglia decisiva tra l'esercito di Giulio Agricola e l'esercito dei Caledoni, che è un raccogliticcio di tutte le tribù, il comandante di questa coalizione di tribù, tale Calgaco, tenga un discorso ai soldati alla maniera, insomma, dei condottieri antichi, naturalmente il discorso è ricostruito, per incitarli a resistere ai romani, perché essi, cioè Caledoni, sono l'ultimo baluardo della libertà. E così Tacito fa definire i romani a questo generale Calgaro: razziatori dell'orbe. Dopo che a loro che devastavano tutto mancarono le terre, si affacciano sul mare. Se il nemico è ricco, sono avidi. Se è povero, sono ambiziosi di potere. Loro che non l'Oriente e non l'Occidente è riuscito a saziare. Soli fra tutti, bramano con pari desiderio le ricchezze e la povertà. Sottrarre, massacrare, rapinare lo chiamano con termini fasulli imperium, e dove fanno il deserto lo definiscono pace. Qui i due termini sono di chiara accezione negativa, è vero che sono visti dal punto di vista di Calgaro, però i romani sono dei razziatori, dei massacratori, degli ambiziosi, degli avidi, e dove fanno il deserto sono soddisfatti. La cosa interessante però è sì che ci sia questa definizione di romani, ma che
la mette in bocca a Tagliacco un romano, Tacito. Quindi Tacito è chiaramente dalla parte del potere, però è interessante che si interroghi anche su questo problema. Vi chiedo di, se intanto volete cominciare a leggere, di seguirmi in questo passaggio, perché se ricordate i quesiti d'apertura, uno di quelli, il primo, era quali sono le possibili motivazioni, le possibili cause della grande potenza di Roma. Cioè, come ha fatto una città che nasce dall'unificazione di villaggi sui sette colli a diventare una città-stato grande quanto tutto l'impero. Io ho scelto questo passo da una storica britannica che insegna all'Università di Cambridge, Mary Beard, che ha scritto un piacevole saggio, abbastanza tosto però insomma interessante, SPQR, Storia dell'Antica Roma. L'ambito temporale che lei esamina va dal 753, cioè dalla fondazione, fino al 212 d.C. E si ferma lì perché il 212 è l'anno in cui l'imperatore Caracalla, quello delle Terme, ha esteso la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero romano, indistintamente. Qualcuno dice che da lì comincia la decadenza dell'impero. Allora, lei si chiede, uno degli interrogativi più complessi è costituito dalle ragioni che stanno all'origine dell'espansione militare di Roma. Perché i romani non sono vissuti in un mondo di santi, ma in un mondo di endemica violenza, e alla pari degli altri popoli contemporanei erano brutali e spietati. Però la maggior parte dei nemici di Roma non è riuscita a vincere, pur essendo altrettanto militarizzata. Ricordo, per chi ha qualche vaga ricordanze della storia romana, che i romani hanno avuto due grandi nemici nella loro storia: i cartaginesi, che però non erano italici, e i sannitti, che abitavano la regione limitrofa dall'Italia centrale, che li hanno impegnati per un bel po' di tempo. I romani di quest'epoca, l'epoca che prende in esame la storia, che è il IV secolo avanti Cristo, che è il momento in cui Roma esce dai confini del Lazio e si espande nell'Italia centrale, i romani consideravano la propria espansione non tanto nei termini di controllo militare del territorio, quanto di relazioni con altri popoli. Perché il dominio di Roma si esercitava prima di tutto sulle persone. E questa è la prima cosa significativa da tenere presente. Per cui le relazioni stabilite dai romani con queste popolazioni furono la chiave per l'impulso dell'espansione. Quando i romani conquistavano e i popoli si sottomettevano, i romani imponevano solo un dovere: fornire truppe all'esercito. Le truppe venivano inquadrate nell'esercito regolare, avevano solo una differenza, insomma non erano equipaggiate del tutto come le legioni romane, erano i cosiddetti auxilia, cioè le truppe ausiliarie. Queste popolazioni non erano sottoposte ad altre forme di dominio. Cioè non c'era occupazione, non c'erano governi imposti da Roma, per cui una città conquistata e sottomessa che non si ribellava aveva il suo governo locale, i suoi magistrati municipali. Il risultato finale forse non fu programmato, ma fu sicuramente di enorme importanza, perché questo sistema di alleanze divenne uno strumento per, ho sottolineato, integrare i nemici sconfitti. Quindi, secondo la storica, la chiave che spiega la durata e l'estensione dell'impero è l'integrazione dei nemici, prima di tutto nella macchina militare e poi nella cittadinanza. Nello stesso tempo, ovviamente, offriva dei vantaggi alle popolazioni conquistate in termini di bottino e di gloria. Una volta che fu messa in moto questa macchina, i romani la resero automaticamente autosufficiente, in un modo che nessun'altra potenza precedente aveva fatto. Il modo in cui i romani definivano le proprie relazioni con le varie popolazioni italiche ebbe anche conseguenze di vasta portata. Una delle modalità con cui i romani inglobavano i popoli sottomessi era quella degli alleati.
praticamente alla pari, in realtà un po' più sotto, però erano quelli che fornivano la categoria più numerosa in Italia e godevano di una forma di cittadinanza, cittadinanza latina, un po' più sotto quella romana, che però aveva la possibilità di diventare cittadinanza romana, cioè parità di diritti e di prerogative. Conseguenze rivoluzionarie perché? Perché i romani, quando conquistarono fuori dall'Italia ed estesero questo sistema fuori Roma, superarono il vincolo tra essere cittadini e abitare nella città che ti dà la cittadinanza o nello stato che ti dà la cittadinanza. Era un modo tradizionale: se io volevo diventare, che so, cittadino ateniese, dovevo prima di tutto risiedere ad Atene e poi avere dei genitori nati ad Atene. Questo non è il caso di Roma, per cui i romani concessero anche di essere cittadini romani in due luoghi nello stesso tempo, a Roma e nella propria città natale. Quindi io potevo risiedere a Londinium ed essere contemporaneamente cittadino romano con tutto quello che ciò comportava. E lo stesso termine latino, che in un primo tempo ha designato una comunità locale di latini conquistata da Roma, poi è diventata una forma di cittadinanza delle città che si sottomettevano all'interno dell'Italia, a un certo punto ha assunto non più una identità etnica, ma uno status politico che non era connesso alla razza o alla geografia. Questo modello esteso oltremare divenne il fondamento dell'impero romano. Quindi l'aver integrato i nemici sconfitti e averli quasi equiparati a se stessi sarebbe il segreto che ha consentito a Roma di durare. Adesso entriamo nello specifico invece della seconda parte del titolo, la civiltà. Io mi sono occupata di tre aspetti di natura tecnica della civiltà romana, di natura tecnica e non teorica, perché questa è una delle parti che ho dovuto escludere dalla relazione. I romani non ci hanno lasciato trattati di scienza, quindi fisica, matematica, di astronomia, no. Ci hanno lasciato dei trattati di natura pratica, idea agricoltura di Catone il Vecchio, idea rustica di Varrone, idea architettura di Vitruvio, idee di arte militare di Vegezio, Tato, ma non trattati teorici. Tuttavia, i romani erano perfetti conoscitori di tanti aspetti, di tante proprietà della natura, tanto da averli applicati in maniera ineguagliata nel loro mondo. E io appunto mi sono occupata di tre di questi aspetti, ce ne sono molti altri, ma chiaramente dovete scegliere: la costruzione delle strade, la costruzione degli acquedotti e lo sfruttamento delle miniere. E ho preso due citazioni di due romani di due epoche diverse, una addirittura era di origine greca, di Luigi, che ha scritto la romaichea Cariologia, tradotto con Antichità Romane. Siamo nell'età di Augusto, quindi il primo secolo avanti Cristo, e quindi uno che, diciamo, vede le cose un po' più da fuori. Il secondo è l'autore della celeberrima Naturalis Historia, Plinio il Vecchio. Siamo nell'età di Vespasiano, quindi seconda metà del primo secolo dopo Cristo. Plinio il Vecchio non era romano di Roma, perché era di Como, però ai tempi Como faceva già parte dell'Agia Romanus. Dionigi d'Alicarnasso vede quello che i romani hanno costruito e dice: mi sembra che la grandezza dell'impero romano si rivede mirabilmente in tre cose: gli acquedotti, le strade, le fognature. E Plinio il Vecchio si concentra sugli acquedotti per dire: chi vorrà considerare con attenzione la distanza da cui l'acqua viene, i condotti costruiti, i monti perforati, le valli superate, dovrà riconoscere che nulla in tutto il mondo è mai esistito di più meraviglioso. Allora, comincio con le strade. Anche qui un po' di numeri. E qui Roma è decisamente al primo posto. La rete romana al tempo di Traiano, sempre nel periodo di massima espansione, sono circa 100.000 km di strade lastricate, molte delle quali sono ancora oggi sfruttate, almeno sul percorso,
più altri 150.000 di terra battuta. La rete persiana al tempo di Dario I, siamo nel V secolo a.C., la via reale che andava da una delle capitali, Susa, territorio più o meno dell'Iran odierno, a Sardi, in Turchia, circa 2.700 km. La via della seta dalla Cina all'Europa, 8.000 km per terra e per mare. La via della seta, quella che il signor Xi Jinping ha in mente di ripristinare, l'ha chiamata Belt and Road, cintura e strada, la via della seta. E infine l'impero Inca, circa 16.000 km, dalla parte più sud del suo impero, che toccava il nord dell'Argentina, attraverso il Cile, la Bolivia, il Perù e l'Ecuador, fino al sud della Colombia. Che dire, 100 più 150.000 fa 250.000, più di 10 volte e mezzo la rete viaria degli Incas. Qui vedete, riprodotto in modo molto lineare, la rete delle vie nell'impero romano. Qui ovviamente sono tracciate come linee rete, in realtà non sono proprio così. Tutte le vie partono da Roma, ovviamente. Le prime furono costruite nella penisola, la prima, io adesso non so se posso farvi vedere col mouse, la via Via Questa Rossa, che va da Roma a Brindisi, questa gialla, la via Salaria, cosiddetta perché si trasportava il sale, che arriva più o meno nell'Abruzzo. Questa azzurra è la via Cassia, che passa da Firenze e arriva a Luni, Lunigiana. Questa è la via Salaria. Questa qui gialla, che arriva da Riminum, è la via Flaminia. Da Rimini, colonia fondata man mano che Roma si espandeva nel III secolo, parte la via Emilia, che arriva a Bologna e poi prosegue a nord man mano che i romani conquistavano e arriva a Piacenza. Piacenza è un nodo centrale, come anche Cremona, perché è il controllo della pianura padana, cioè del territorio della Cisalpina. Qui vedete questa via qui azzurra che parte da Genua, tocca Tortona, passa da Piacenza, da Cremona e arriva ad Aquileia, che è la via Postumia. Da Aquileia però poi i romani costruiscono la via Dalmatica che costeggia la Croazia e poi si innesta sulle altre vie della penisola balcanica. Da qui, da Roma, su lungo la costa del Tirreno, parte la via Aurelia che arriva a Luni. Da Luni parte un'altra via che costeggia tutta la Liguria, entra in Provenza, la via, se non sbaglio, Livia Augusta, e poi si salva con questa qui che è la via Domizia, e poi scende in Spagna. Tutta la via costiera, tutta la linea costiera, che da cui poi si diramano tutte le altre strade, è la rete viaria della Spagna. Poi guardate, ovviamente da qui partono tutte le strade della Gallia, eccetera, eccetera. Un'altra cartina che la vede un po' più realisticamente i percorsi, che toccano le più grandi città fondate da Roma nei territori dell'impero. Guardate come si intersecano. Allora, adesso l'aspetto tecnico. Qui avete due immagini di ricostruzione di una via romana. Intanto i romani costruiscono le strade per cosa? Primariamente e fondamentalmente per far marciare gli eserciti. Quindi man mano che procede la conquista si allunga la via, se ne costruisce. E gli eserciti per marciare hanno bisogno di un terreno solido e se possibile non pantanoso. Poi, una volta che le conquiste si sono confermate, le vie diventano vie di percorrenza per commercio, per trasporto di materiali, per la diffusione della cultura, eccetera. I romani costruivano due tipi di strade, quelle che vengono definite strate, stratae, che è un participio passato del verbo sterno, vuol dire stendere, quindi la strata è una roba stesa, che erano le vie fuori dalle città, le nostre strade provinciali, statali, eccetera.
scusate, no, ho sbagliato, le strade erano le strade delle città, dei centri urbani e della periferia. Invece le vie che noi chiamiamo strade provinciali statali sono le vie, che ovviamente sono quelle più. Cosa facevano i romani quando dovevano costruire una strada? Premetto che prima di fondare una colonia, i romani dovevano verificare che ci fosse la possibilità di costruire un tracciato percorribile. E tenete anche conto che all'epoca dei romani, come del resto fino al Medioevo, l'Europa non era cementificata, era tutta boschi. E ovviamente configurazioni naturali, montagne, colline, pianure, fiumi, eccetera. Quando i romani avevano circoscritto un'area che consentisse la costruzione di una via, ipotizzavano il percorso e poi fondavano la colonia. Cosa facevano per costruire una strada? Beh, prima di tutto dovevano disboscare il terreno. Stesso discorso vale per gli acquedotti. Poi dovevano scavare fino ad arrivare a uno strato solido, perché sopra di esso poi cominciavano la vera e propria stratificazione degli strati. Qui vedete quello più basso, più grosso, fatto di pietre massicce, che è lo statumen, che serviva per assestare la carreggiata. La carreggiata era praticamente l'estensione del fossato, mediamente larga 6,5 metri, tale da consentire il passaggio contemporaneo in due direzioni di carri, cavalli, di contenere l'agmen, cioè l'esercito romano schierato in larghezza, diciamo, in file che marciava. Poi, dopo aver steso questo strato di pietre grosse, i romani mettevano ai lati dei cordoli di pietra per delimitare il percorso. Dopodiché piantavano gli strati successivi. Quello che qui viene definito rudus è il secondo strato di pietre più sottili. Il terzo e l'ultimo strato, quello che caratterizzava le vie, era il nucleus, che era un aggregato fine di pietre unite a sabbia e argilla e compattato con l'acqua e su cui passavano dei rulli compressori per cementificare il tutto. E qui finiva la via. Se si trattava di strada, qui avete raccolta alcune immagini, si vede bene qui, l'ultimo strato era un basolato di pietre che poi venivano aggregate con del cemento. Pensiamo, tanto per fare un paragone, al nostro corso di Torre Emanuele, che è tanto bello, ma se non ci va in bicicletta e alla dentiera perde. Quindi un carro romano fosse passato sul lastricato, beh, insomma, un po' di rumore, un po' di sesto ce l'aveva. Notate qui, e poi anche meglio in questa immagine, che è tratto dalla più antica, che la strada è costruita a dorso d'asino, di mulo, non so come si dice, quindi con una pendenza per raccogliere l'acqua, che ai lati ci sono questi fossatelli che raccolgono l'acqua e a distanza di circa 20 metri per lato, a partire dal centro della carreggiata, c'erano delle cunette di segnalazione che servivano per tenere lontani animali dei boschi, dalle foreste, ma anche i briganti che potevano assalire i comuni. Ecco qui altre fotografie, tratto di strada romana da Aquileia, questa è stata la strada. Secondo passaggio, gli acquedotti. Ecco qui saliamo di livello, è quanto a
difficoltà di costruzione e quindi maestria. Un po' di numeri anche qui. Solo per le condotte degli acquedotti che alimentavano la città di Roma parliamo di circa 800 km di condutture, di cui 47 costruite sopra il livello del terreno, in altre parole su arcate. Poi vedremo perché. Qui avete una ricostruzione di un acquedotto, qui vedete in muratura, con degli accessi ovviamente per la manutenzione. Il condotto passava qui in alto, qui, ed era poi cementato, chiuso. Come facevano i romani a costruire gli acquedotti? Anche qui c'era tutta una serie di passaggi preliminari. Tenete conto che per i romani era una questione di vita o di morte che nelle colonie, nelle città, potesse affluire acqua corrente. I romani si lavavano tantissimo, oltre che usare l'acqua per altri usi. Per cui la prima cosa che i romani cercavano, la seconda dopo le strade, per fondare, per cercare il sito dove fondare una colonia, era cercare una fonte abbondante di acqua e di acqua pura. Non era importante che fosse vicino, ma che avesse questi due requisiti, purezza e abbondanza di flusso. Poi un altro requisito che interessava gli ingegneri che dovevano costruire l'acquedotto era che la fonte doveva essere più in alto rispetto al punto d'arrivo. E qui, chiaramente, senza entrare in particolari, perché io non sono un insegnante di fisica, però è chiaro che i romani conoscevano il principio dei vasi comunicanti, dovevano calcolare l'afflusso e la pressione dell'acqua e dovevano anche capire come regolarlo. A tal proposito, la pendenza massima che l'acquedotto doveva avere dal punto di partenza al punto d'arrivo, cioè dalla sorgente, mettiamo la città, Mediolanum, non doveva essere inferiore a 10 cm di pendenza per chilometro quadrato e non doveva superare 50 cm di pendenza per chilometro quadrato. Quindi c'era un range di 60 cm da non superare. Immaginate che, adesso vedremo, l'acquedotto che portava l'acqua all'attuale Nîmes, latino Nemausus, in Provenza, distava la bellezza, cioè era lungo, scusate, la bellezza di 52 km, perché la fonte da cui prendere l'acqua, i romani l'avevano identificata in un corso d'acqua a 52 km. Dopodiché, che cosa facevano gli ingegneri romani? Dovevano ipotizzare il percorso dell'acquedotto. L'acquedotto, se possibile, correva sottoterra, quindi in un fossato dentro tubi. Tuttavia, c'erano degli ostacoli naturali da superare: montagne, colline, fiumi, avvallamenti, eccetera. Quindi non poteva essere sempre una condotta sotterranea. Coperta sì, ma non sotterranea. I romani dovevano mappare il territorio, dalla fonte scelta al punto d'arrivo dove fondare la colonia. Come facevano? Non avevano strumenti elettrici, elettronici, dovevano arrangiarsi a mano. Usavano questo strumento chiamato biottra di Erone, perché la sua costruzione è fatta risalire a questo matematico del primo secolo a.C. Vicino avete una biottra moderna, che ovviamente è molto più tecnologica, basato su quale principio? Anche qui mi scuso con i colleghi di matematica e fisica se non sarò così precisa, però il principio è questo: è un piedestallo che termina con un cerchio che in sostanza è un goniometro, con due fessure alla barra che attraversa come diametro questo goniometro, e sotto ci sono
gli agenti per manovrare, per misurare gli angoli. L'ingegnere, questa operazione veniva ripetuta varie volte per tutto il corso della distanza dalla fonte al punto d'arrivo, quindi era un'operazione piuttosto. L'ingegnere per lui si posizionava in un punto dove doveva passare dopo il disboscamento il fossato della fonte e sceglieva con davanti questa biotta, sceglieva dei punti di riferimento dal paesaggio che potevano essere un'altura più o meno alta, una collina, un appallamento, eccetera, e procedeva man mano a calcolare gli angoli tra la sua posizione e quel punto scelto. Poi sceglieva un'altra posizione, alla fine in quest'area scelta costruiva una serie di triangoli di cui erano noti gli angoli misurati con la diottra. Dopodiché, con un opportuno, questo metodo si chiama metodo della triangolazione o geodesia, che poi è una scienza. Dopodiché, con opportuni calcoli trigonometrici, le misurazioni angolari venivano trasferite in misure lineari e quindi si aveva la lunghezza del tratto delle parti misurate. Passaggio successivo era fare la stessa operazione con analoghi punti di vista, non più in piano ma in profondità, per stabilire la pendenza dell'acquedotto. Quindi si misuravano gli angoli verticali tra i vari punti scelti in alto e il punto più basso, dopodiché anche questi venivano trasferiti in misure. Poi si poteva procedere alla costruzione dell'acquedotto. Qui avete una sezione, una sonometria di una arcata di un acquedotto costruito su arcate. Insomma. Fondamenta, qui hanno ipotizzato due arcate, in alto, come vedete, c'è un'apertura dove passava l'acquedotto, che poi veniva chiuso. Allora, il primo passaggio era sempre disboscare il territorio se si poteva costruire l'acquedotto sottoterra. Poi bisognava costruire un fossato a cielo aperto che veniva riempito con delle pietre grezze su cui si posava un ulteriore massetto in opus cementitium, cioè un miscuglio di malta e pietra grezza. Poi si foderava l'interno del fossato con una casseratura di legno. Dopodiché si poteva posare il tubo, la condotta. Le condotte erano di solito fatte in piombo. Il piombo è un metallo abbastanza morbido da lavorare. Si prendeva una sagoma in legno, piegata a semicerchio, mezzo cilindro. Sopra si modellava il piombo nelle due metà, poi si toglieva questa anima di legno e si saldavano le due parti del canale di piombo. Siccome il piombo è un metallo che non fa bene alla salute, questo i romani lo sapevano, potevano alternare la costruzione col piombo a tubi in ceramica, però erano un po' meno manovrabili. Dopodiché si inseriva il tubo nel fossato, si chiudeva, impermeabilizzava con il fossato e lo si chiudeva sotto terra, lo si copriva di terra. Gli acquedotti erano dotati in punti particolari di pozzetti, se ne sono trovati anche a distanza in profondità di 60 metri, che dovevano consentire la manutenzione. Quindi in questi punti particolari il fossato, che poi era coperto ovviamente prima della copertura in terra, c'era una volta in pietra, poi c'era copertura in terra, doveva poter contenere in piedi un operaio che doveva mantenere il condotto. Inoltre
quando c'era la manutenzione, a intervalli stabiliti, dove c'erano i pozzetti, c'erano delle paratoie che consentivano di chiudere l'afflusso dell'acqua e di lavorare sulla condotta. Allora, qui vediamo un esempio di acquedotto molto famoso, il Pont du Gard, che è una parte dell'acquedotto che dà dalla fonte portava l'acqua a Nîmes. In questo punto, dunque, vi ho detto che l'acquedotto è lungo 52 km, attraversa territori di varia natura, il più possibile sottoterra, però a un certo punto l'acquedotto incontra il fiume Gard. Come fare? Allora, in Romagna hanno utilizzato anche un altro sistema, qui non era possibile, perché non si può scavare sotto il fiume. Allora, logicamente, costruivano una struttura d'arcate, in questo caso sono tre arcate, due più grandi e una più piccola, sopra in alto correva il condotto dell'acqua che poi era chiuso, per attraversare il fiume. Naturalmente la pendenza era sempre all'interno di quel range che ho detto prima, quindi bisognava calcolare bene l'altezza delle arcate, perché poi superato il fiume il canale ritornava sottoterra e proseguiva. In questo caso abbiamo arcate di granito alte come un edificio di 16 piani, cioè più di 50 metri. Qui abbiamo l'acquedotto del Gier a Lione, questo è un tratto conservato, e qui i romani si sono cimentati in un'altra modalità tecnica. A un certo punto il fiume, il corso d'acqua, incontra un avvallamento largo 2,6 km. Che cosa fare qui? Un avvallamento senza acqua, una valle. Allora, o si costruisce un ponte, sempre però mantenendo la pendenza di qui sopra, quindi deve essere un ponte molto alto, oppure si costruisce un sifone inverso, sfruttando il principio dei vasi comunicanti. Allora, l'acqua arrivava con l'acquedotto, la vedete là in alto a sinistra, in A più in alto rispetto all'altra parte della vallata, veniva forzato all'interno di una piscina finché raggiungeva una certa quantità d'acqua e quindi un certo volume d'acqua e quindi una certa pressione, poi veniva forzato all'interno di un condotto che vedete, che scende il pendio, arriva abbastanza in fondo fino a una certa altezza, non fino in fondo perché sennò sarebbe stato troppo difficile far risalire il flusso. Poi viene ricondotto nella condotta forzata, risale dall'altra parte, arriva a un'altitudine minore rispetto alla partenza in un'altra piscina di maria, quando ha raggiunto una certa pressione, un certo volume, viene ricondotto nel condotto e poi riparte sottoterra. Quando una condotta arrivava alla città, veniva convogliato nel cosiddetto castellum divisorium, che era una specie di piccolo anfiteatro dove c'erano le condutture che poi entravano nella città. Tante quanti erano gli usi che cui si voleva destinare l'acqua, quindi per le case, per le fognature. Per le fognature ce n'erano tre in particolare, perché servivano anche per pulire le fognature, per le terme, per altri usi, eccetera. Qui avete un altro celeberrimo acquedotto su arcate, Segovia, bellissimo, si vede dalla città. Questo di Segovia è costituito da 167 arcate di granito alte 28 metri, su doppio piano. In realtà per questo tipo di acquedotto a Segovia non c'era bisogno di costruire un acquedotto così alto, perché non c'erano ostacoli da superare. Allora, probabilmente, ritorniamo al discorso della propaganda, il committente, che poi era l'imperatore, cioè
decisione, la taglia di Tintinafè, lo fece per commemorare se stesso e la grandezza di Roma con un monumento che rimane tutt'oggi. Qui avete altri esempi, l'acquedotto di Arles, interessante perché a 10 km dalla città, siamo in Provenza, arrivavano due acquedotti, ben due, che confluivano in un pozzo di distribuzione e poi si diversificavano in due rami. Uno andava in città, l'altro andava, e si è scoperto con gli scavi, in una particolare struttura in un complesso che serviva a macinare cereali. In che modo? Allora, sfruttando, questo è un esempio naturalmente, qui è una noria che si trova nel Medio Oriente, la usano tutti ora. Sfruttando il pendio, l'acqua precipitava e andava a colpire una o più di queste ruote di legno con dei perni di bronzo. Nel caso di Arles era un complesso di 16 ruote, con ciascuna di 3 metri di diametro, che venivano messe in moto dalla potenza dell'acqua della conduttura e che poi trasferivano l'energia a delle macine, le quali macinavano i grani, i cereali, si è calcolato, per 3 tonnellate di grano all'ora per un fabbisogno di 80.000 persone al giorno. Qui avete alcuni esempi di acquedotti di cui sono riuscita ad avere anche la misura. Questo di Cartagine aveva una sorgente a 130 km e portava fino a 60 milioni di litri di acqua al giorno. Quindi avete un altro in Algeria, Cherchel, che è l'antica Cesarea. Qui avete l'acquedotto di Valente a Costantinopoli, siamo nel IV secolo d.C. Questo acquedotto di Costantinopoli aveva un canale di 400, una conduttura di 400 km. Qui avete l'acquedotto vicino ad Aix-en-Provence, che era lungo 50 km. Questo del Fréjus 45, poi ne avete, messi alti, Cesarea in Israele, Les Ferreres, il Pont del Diable che attraversa la vallata in Spagna, l'acquedotto Eiffel in Germania, l'acquedotto di Merida in Spagna e per finire l'acquedotto Claudio, che è uno degli 11 acquedotti che giungevano solo a Roma ne aveva 11, e che trasportavano fino a 1 miliardo di litri d'acqua al giorno solo per il Caput Mundi. L'ultima delle costruzioni ingegneristiche che ho esaminato sono le mie. In realtà non sono costruzioni, semmai sono distruzioni di strutture naturali, ma i minerali e i metalli servivano, sono sempre serviti, se non altro per costruire le armi. I Romani anche qui hanno applicato le loro conoscenze tecniche per raggiungere i minerali o i metalli dentro la terra. Qui avete un esempio di miniera nella cava di Arditurri, nelle province basche, che è ricca di vari minerali, argento, ferro, piombo e zinco, quindi tutte ricchezze i Romani avevano grande bisogno. I Romani, quando conquistavano un territorio, andavano subito alla ricerca di materie prime più o meno naturali, cioè più o meno, offerte dalla terra. Nel caso delle miniere, le più ricche si trovavano nella penisola iberica, perché la Spagna era ricca di ferro, di stagno e di oro. Quindi la maggior parte delle miniere romana si trova in Spagna, questa è una di quelle. Che cosa facevano i romani? L'oro si può ricavare anche dai corsi d'acqua, come è stato per
l'epopea dei cercatori d'oro in America. E in effetti nei fiumi della Spagna c'erano frammenti di quarzo che portavano l'oro. Però non era così frequente, perché molti di questi fiumi si erano già asciugati quando sono arrivati i romani. Allora bisognava cercarlo nelle viscere della terra e quindi bisognava perforare la roccia. Ovviamente prima bisognava disboscare, poi si partiva a perforare la roccia. E per questo i romani costruivano delle gallerie. Anche qui con un certo criterio, in modo tale che tante gallerie arrivassero insieme nel punto in cui avevano scoperto il giacimento e quindi si lavorasse su più fronti per portarlo fuori. Ovviamente queste gallerie poi servivano anche per trasportare fuori il materiale. Tante volte i romani sfruttavano la potenza dell'acqua per trasportare via i materiali e i detriti. Quindi queste gallerie erano anche dei pozzi dove raccogliere l'acqua. O dei pozzi per naturali da cui togliere l'acqua. Perché per esempio c'erano delle... c'era acqua sottoterra, come nelle... insomma, le... si chiamano le... No, quando si vanno a visitare le gallerie, non sono gallerie, ma ci sono scusate. E quindi bisognava eliminare quest'acqua che dava fastidio per le procedure dei lavori. Quando si doveva rompere la roccia, si è ipotizzato che si potesse usare, che i romani avessero potuto ricorrere a tre. La prima e più banale era picconare la roccia. E qui vedete i segni nella concavità che ha formato la roccia. Oppure, anche qui sfruttando i principi della fisica, se la roccia aveva già delle fessure naturali, si inserivano dei cunei di legno bagnati. Il legno quando si bagna si espande, poi quando si asciuga ritorna al volume precedente, ma nel frattempo ha spaccato la roccia, quindi la fessura si apriva e poi si procedeva a mano. Terza modalità, si potevano accendere dei falò in certi punti particolari dove c'era ovviamente il materiale interessato, e queste zone prima venivano scavate fino a formare una specie di volta. Si chiama cupola di torrefazione, perché lì, ai piedi della roccia, accendevano dei falò molto alimentati, che raggiungevano altissime temperature, che scaldavano la roccia fino a un certo punto. Poi sul falò veniva buttata dell'acqua fredda, e lo shock termico provocava la spaccatura delle rocce. Le cupole di torrefazione erano appunto in quei punti dove si accendevano i falò e consentivano anche la dispersione volatile di sostanze contenute nel metallo, nel minerale, scusate. Per togliere l'acqua che disturbava i lavori, i romani usavano lo stesso procedimento che abbiamo visto per macinare, per trasferire l'energia dell'acqua alle macine, cioè la noria. Qui è un'altra noria ancora in uso, in utilizzo, però vedete che la ruota è munita di anfore e gira. Si è scoperto in Spagna, in Spagna un sistema di ben 16 norie collegate su più piani, quindi vanno molto in profondità, che pescavano dove c'era il deposito d'acqua, lo tiravano su con queste anfore, il sistema consentiva di trasferire l'acqua a una noria di livello superiore finché quella più in alto lo incanalava in un canale e lo portava fuori. Qui le norie erano manovrate a mano dagli schiavi, perché di solito chi lavorava nelle miniere erano schiavi condannati ad metalla, cioè appunto.
qui avete anche una sezione, una raffigurazione grafica, quella in alto è la sezione della ruota, qui sotto, vista dall'alto, qui l'acqua si incanalava e veniva portata a livelli superiori. Ecco, l'ultima parte della trattazione sulle miniere riguarda un caso particolare. Queste sono le miniere di Las Medlas. Si trovano nella regione nella regione del León, qui vicino alla Castiglia, l'Europa, la Spagna centro-orientale, vicino alle Asturie. Oggi sono un sito dell'UNESCO. Coprono una grandissima estensione. Oggi rimangono questi pendii di roccia a picco rossa e qui la vegetazione ha ripreso a crescere. Le miniere di Las Medulas erano ricche di oro. Inizialmente l'oro scorreva nei corsi d'acqua, quando i romani ci sono arrivati i corsi d'acqua si erano asciugati. E quindi l'oro era penetrato in profondità nella roccia. Quindi bisognava perforare la roccia. I romani hanno fatto, con i sistemi che ho detto, hanno scavato gallerie, però hanno sfruttato anche l'acqua. Perché? Perché una volta che avessero trovato l'oro, sfruttando i canali dove scorreva l'acqua, l'oro, che era più pesante della terra, sarebbe stato intrappolato in strumenti così un po' grezzi, che potevano essere delle fascine di legno, piuttosto che delle pelli di animali, a seconda della grossezza della pepita, e il resto dell'acqua trascinava via i detriti. Però prima bisognava bucare la roccia, e farla a mano sarebbe stata un'impresa titanica. Allora, gli ingegneri hanno inventato un sistema proprio riscontrabile in questa miniera, tanto impegnativo quanto straordinario. E per spiegare che cosa succedeva, io mi sono avvalsa delle parole di un romanziere inglese, Douglas Jackson, che ha scritto una serie di romanzi storici ambientati nella Roma del primo secolo d.C., l'età dei Flavi. Il suo eroe si chiama Gaio Valerio Verre, ovviamente inventato, ma il contesto storico è reale, che figlio di una famiglia borghese equestre, quindi non patrizia, percorso però tutti i gradini consentiti fino ad arrivare alle più alte gerarchie dell'esercito. E siccome è una personalità, oltre che particolarmente competente, molto onesta, e conosce personalmente dalle campagne militari il figlio di Vespasiano Tito, Vespasiano lo manda come legatus iuridicus in Spagna. Nel romanzo si parla di Augusta Asturica, quindi nell'Asturia, ma il territorio è quello, a vigilare perché dalle miniere d'oro delle Asturie arriva troppo poco oro a Roma. Quindi ci deve essere qualcosa che non va. Lui deve andare a indagare. Quindi l'avventura è la sua indagine in questa località lontana da Roma. Valerio incontra due personaggi sul luogo della miniera. Uno è un certo Frontino, il procuratore del distretto, e l'altro è il nipote, che è il responsabile delle gallerie. Si reca sul posto e deve risalire, i due lo accompagnano dal foro nella montagna un po' più su, fino in un punto in cui Valerio vede queste robe qua. Quando raggiunsero le paratoie, Valerio scoprì che trattenevano un sorprendente volume d'acqua in un serbatoio scavato nella roccia. Cosa vede lui? In fondo vede il buco d'entrata, che è minuscolo rispetto al punto dove si trova lui. Dove si trova lui vede un serbatoio d'acqua scavato nella roccia, che contiene una quantità d'acqua, e una specie di
porta che va su e giù, che per quel momento lì è chiusa, fatta di tronchi di legno impermeabilizzati. Una dozzina di schiavi stava accanto al meccanismo di avvolgimento in attesa che venisse dato l'ordine. Anche se aveva già osservato i risultati della rovina Monzo, cioè aveva già visto la montagna spaccata, Valerio non riusciva a credere che quell'innocua pozza di liquido inerte fosse in grado di creare una distruzione tanto incredibile. Il sovrintendente Frontino, il procuratore, fa dei segnali con una bandiera rossa a degli schiavi che stanno vicino alle paratoie, e questi qui a un certo punto, su ordine di Frontino, adesso cominciano a sollevare la paratoia. In pochi istanti il cancello comincia a scricchiolare sotto la pressione esercitata da un sistema di funi e carrucole. Valerio a un certo punto vede un torrente che comincia a scorrere sotto, scusate, forse ho saltato, era prima. Ecco, alla base Valerio cominciò a vedere un piccolo spruzzo d'acqua che pian piano si trasformò in un rivolo e infine in un ruscello. Mentre il cancello si alzava lentamente, il ruscello prese la forma di un torrente che precipitò lungo il canale gorgogliando, spumeggiante e prendendo velocità con un passaggio. Il procedimento va avanti un po' e a un certo punto succede questo. Ancora più su e il torrente divenne una forza furiosa della natura, emergendo in un'unica enorme fontana lunga una dozzina di passi che rimbombava e tuonava, che era malapena contenuta dal canale. Ormai le prime acque erano arrivate all'ingresso della miniera e Valerio poté sentire un lieve ruggito sopra l'impeto dell'alluvione. L'acqua è entrata massicciamente nella miniera e che cosa succede? Nepote gli dice: cosa ti aspetti che succederà? E Valerio dice: beh, a un certo punto l'acqua non potrà più essere contenuta nelle gallerie. E Valerio e nepote gli dice: avrai una sorpresa, perché a un certo punto la montagna esplode. È un metodo che definiamo idraulico per via dei canali e dei bacini idrici, ma in realtà si fonda sull'aria. Man mano che nel pozzo viene forzata sempre più acqua e il secondo livello si riempie, al posto dell'aria entra l'acqua. Quindi l'aria viene sempre più compressa finché alla fine, secondo te cosa succede, esplode la montagna. Il culmine fu così inaspettato da lasciarlo esterrefatto. Stava ancora fissando la bocca della grotta quando il pendio della collina che la superava sembrò gonfiarsi verso l'esterno e verso l'alto. Il rigonfiamento crebbe con una pelle di capra e in superficie cominciarono ad apparire alcune crepe, come ferite da un coltello che misero allo scoperto la terra color terracotta, che è proprio quella lì. Il cataclismo fu tanto più sorprendente perché venne in silenzio. Un attimo dopo la quiete fu spezzata da un fragore ultraterreno che fece impennare i cavalli e in seguito al terribile suono la terra si squacciò e saltò in aria. Ha fatto esplodere una montagna senza esplosivo. Alla fine, dice sempre il sovrintendente, gli operai attraverso quelle che lui chiama delle guide, sono dei canali con degli scalini, fanno confluire l'acqua che si trascina dietro la terra in questi canali e attraverso un sistema di rami, come dicevo prima, o di pelli, gli operai setacciano e possono raccogliere le pepite. Il resto riscorre nel canale e va fuori. Siamo, ecco qui avete un'immagine, l'impatto lo fece barcollare e continuò a guardare sbalordito mentre l'intera parte inferiore della collina si sgretolava e si disintegrava, lasciando il passaggio in frantumi. E questa è la citazione. Qui avete un'altra immagine, questo non è una miniera d'oro, nonostante
fiume sia rosso, è una miniera di ferro che adesso è esaurita. Miniere si trovavano anche in Britannia, in particolare qui a Charterhouse e qua a Dolly Cote in Galles. Questa è una miniera di piombo, c'era piombo e argento qui, e questa è una miniera d'oro in Galles. Sono quasi alla fine, se avete ancora 2 minuti di pazienza, chiudo il cerchio perché ritorno alle origini, e cioè quale giudizio si può dare di Roma. Qui ho preso spunto da personaggi di varie epoche. Claudiano, 4 secolo d.C., che nato ad Alessandria e morto a Roma, senatore e poeta, scrive un elogio di Stilicone, generale di origine barbara dell'esercito di Teodosio, altro esempio di inglobamento, o come si dice oggi, di inclusione dallo straniero, il quale nell'elogio di Stilicone mette anche l'elogio di Roma. La definisce madre delle armi e della legge, solo Roma conta nel suo seno le genti conquistate, da vera madre ha protetto l'umano genere con un nome comune, chiamando a raccolta gli sconfitti per condividere la sua cittadinanza. Un salto pindarico, siamo nel 700 in Inghilterra, Edward Gibbon scrive il monumentale declino e caduta dell'impero romano in Occidente, tanti volumi che lui definiva come suoi figli, ipotizza i motivi della decadenza dell'impero romano. Le sue motivazioni oggi sono state superate da studi recenti, da ritrovamenti anche di natura materiale, però a noi interessa il giudizio che viene dato, e lui dice: invece di chiederci perché l'impero fu distrutto, dovremmo sorprenderci che abbia retto tanto a lungo. E infine l'ultima citazione è di un docente universitario americano che ha scritto un bel saggio sempre sulle cause della fine dell'impero romano, il quale fa questo bilancio. L'edificazione dell'impero romano non somigliò a nulla di tutto ciò che era accaduto in precedenza, perché improvvisamente i livelli di benessere e sviluppo lo diedero un impulso alla modernità. Privi di telecomunicazioni e trasporti motorizzati, i romani seppero edificare un impero che collegava parti del globo tra loro molto diverse, che andavano dal 56esimo parallelo nord, confine tra l'Inghilterra e la Scozia, siamo all'altezza della Danimarca per intenderci, fino al 24esimo parallelo nord, che è sopra, cioè sotto, scusate, il Tropico del Cancro. Di tutti gli imperi premoderni, soltanto quello dei Mongoli, degli Incas e degli Zar russi superarono l'estensione del dominio romano sull'asse nord-sud. Pochi imperi, dei quali nessuno tanto longevo, inglobarono regioni che si estendevano dal 56esimo nord al 24esimo nord. L'impero romano, scusate, forse ho saltato una pagina. No, giusto. L'impero romano preparò il terreno per una efflorescenza di proporzioni storiche, per cui se in superficie la prosperità italica può essere spacciata come risultato di introiti di tipo economico frutto di conquiste, in realtà sotto era in atto un'autentica crescita economica che proseguì non solo dopo l'espansione, ma si diffuse in tutte le terre conquistate. I romani non si limitarono a governare il territorio, qui vedete che si torna a quanto ha detto la storica inglese, l'integrazione dell'impero funse da elemento catalizzatore. Lentamente ma senza cedimenti, il dominio romano mutò il volto delle società sottomesse, perché l'impero e i popoli azionarono le leve dello sviluppo grazie a commerci, mercati, tecnologie e urbanizzazione. I romani avevano spinto al limite estremo ciò che era possibile per una società pre-moderna. Grazie, ho messo in bibliografia i testi da cui ho preso le citazioni. Thank you.
ringraziare veramente la professoressa Tommasoni che ha fatto il percorso veramente